La tremenda pescatrice. Testi e voce di Giacomo Bottinelli, con le illustrazioni di Alessandro Telve. Un mattino d'estate, la fata Betulla, il tasso Carlo e il cinghiale Armando se ne stavano seduti su una collina a guardare il bosco intorno a Rocca Sganghera. Il fiume si perdeva in lontananza tra gli alberi. «Chissà dove arriva?» chiese Armando. «Ma al mare, certamente», rispose il tasso Carlo. «Che bello sarebbe vedere il mare», disse il cinghiale. «È un mondo che non potremo mai conoscere». «Chi lo ha detto?» esclamò la fata Betulla. «Volete fare un giro nel mio foglia marino?» «Cos'è un foglia marino?» chiese Carlo. La fata non rispose, ma sorrise e agitò la sua bacchetta. Le foglie cadute a terra si alzarono e cominciarono a volteggiare fino a prendere la forma di una specie di nave con una grande cabina coperta. «Tutti a bordo!» gridò la fata Betulla. «Ma vi avverto, il mare è splendido e rischioso». Un attimo dopo stavano navigando sulle acque del fiume. Il mare si presentò in breve ai loro occhi come una scintillante distesa che rifletteva il sole d'estate. Scivolarono sulla superficie, godendosi la brezza e il profumo della salsedine. Carlo e Armando erano estasiati. «Chissà com'è sotto?» domandò Armando. «È bellissimo», disse Betulla, e il foglia marino si immerse nelle acque. Carlo e Armando temettero che sarebbero annegati, ma il foglia marino era una nave magica e anche sott'acqua nemmeno una goccia li bagnò. Era tutto davvero meraviglioso. Banchi di pesci colorati viaggiavano a destra e a sinistra, grandi praterie di posidonie si allargavano sul fondale, strani crostacei correvano a nascondersi al loro passaggio e una sogliola rapida si infilò sotto la sabbia. «Questo è il mondo sotto il mare», disse Betulla. Ma a un certo punto videro una grande rete che si trascinava sul fondo, strappando alghe e catturando pesci e molluschi. «Cos'è quella cosa?» gridò Carlo. «Sono gli umani che vanno a pesca, e se non mi sbaglio, credo di riconoscere quella rete», rispose Betulla. I pesci prigionieri erano tantissimi. In ordine alfabetico si vedevano acciughe, boghe, cefali, corvine, dentici, gallinelle, mormore, moroni, mostelle, merluzzi, occhiate, palamite, perchie, pezzogne, sardine, scorfani, sgombri, sogliole, triglie e chi più ne ha più ne metta. Betulla diresse il foglia marino verso la superficie ed emerse proprio davanti alla prua del peschereccio. Fu allora che vide, in piedi sul ponte, una figura che aveva conosciuto in altri tempi della sua vita. Era Tetra Tramaglia, la tremenda pescatrice. I suoi occhi, fiammeggianti, scrutavano il mare. I capelli, verdastri come alghe, si agitavano al vento. Le mani, dalle unghie affilate, si muovevano spasmodiche. «Ci incontriamo di nuovo, Tetra Tramaglia!» le gridò Betulla. Tetra Tramaglia si voltò. «Sciocca fata di bosco, cosa ci fai in un mondo che non è il tuo?» disse sghignazzando. «Salvo i miei amici pesci», disse Betulla. Armando e Carlo erano terrorizzati e si accucciarono sul fondo del foglia marino. Rise Tetra Tramaglia. «Quegli insulsi pesci dalla memoria corta e dalle squame viscide? Non starebbero meglio in una frittura o in un cacciucco? O al massimo in un acquario? Starebbero meglio liberi nel mare», affermò Betulla. Betulla agitò la bacchetta magica. Tetra Tramaglia invocò i demoni della pesca e dalle onde emersero figure fatte d'ombra e di paura che si diressero contro la fata. «Dateci i pesci nella farina che ci faremo una fritturina», cantavano cupamente i demoni della pesca. «Dateci granchi, dateci arselle, li cuoceremo nelle padelle. Dateci polpi, crostacei, molluschi, che vanno bene per tutti i gusti». La fata Betulla non indietreggiava. Con un colpo di bacchetta fece esplodere le maglie della rete e in un attimo tutti i pesci prigionieri furono di nuovo liberi. Tetra Tramaglia gridò il suo disappunto.
Mi hai battuta ancora una volta, fata Betulla, ma non sarà il nostro ultimo incontro. Grazie, Betulla, dissero tutti i pesci in coro mentre tornavano liberi nel mare. Il tasso Carlo e il cinghiale Armando riemersero dal fondo del foglia marino. Tutto bene? Chiese Betulla. Certamente, disse Armando, ma il mare, come dicevi, è proprio pericoloso, specialmente per i poveri pesci. Scopri tutte le altre love stories su piccoleimpronte.love.it.